sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Nel nostro diario delle poche cose che contano, oggi incontriamo una canzone bellissima, inedita, che Simone Cristicchi ha inserito nel programma di TV 2000. È una canzone che racconta il suo cammino personale di ricerca, che rappresenta il suo essere un viandante dell'infinito. Si intitola Dalle tenebre alla luce e in questa intervista Simone ci racconta com'è nata. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. Dalle tenebre alla luce è l'ultimo brano inedito che ho scritto e ho deciso di inserirlo nella trasmissione proprio perché mi sembrava adatto a questo tema, perché la trasmissione è un viaggio, è dalle tenebre, dal buio, dall'oscurità, dal dolore alla luce. Quando mi chiedono se credo in Dio, io utilizzo sempre la stessa formula per salvarmi e io dico sempre: sono in ricerca. Sto cercando, non posso cercare, sì. Ho provato a vivere nel mondo senza per questo appartenergli mai, evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Non è che sono non credente, sono credente o sono cattolico, cristiano, ortodosso. Io lo sto cercando questa forma, questa entità. E la stessa risposta me l'ha data una suora di clausura, una clarissa, di un convento che ho visitato qualche anno fa. Mi disse: anche tutte noi, sorelle, Clarisse, anche noi lo stiamo ancora cercando. Io sono rimasto di stucco. Posso dire una cosa, che avevo un grande pregiudizio nei confronti di chi si chiude in un convento alla ricerca di Dio, e invece ho trovato lì un'umanità fortissima che si interroga, che è curiosa e che soprattutto pensa al mondo, prega per il mondo. Qualcuno disse: il mondo sarà salvato da chi? Dalla preghiera di intercessione. Ho imparato a riconoscerti ovunque senza riuscire ad afferrarti mai, ma ho capito che non c'è distanza né separazione. Ci sono varie forme di ricerca, c'è chi lo cerca davvero magari in una pieve antica, chi in un convento di clausura, chi semplicemente camminando come i pellegrini fanno nei vari sentieri che percorrono l'Italia. Però posso dire che in alcuni momenti della mia vita ho sentito come una carezza invisibile, una mano invisibile che mi ha sorretto, che mi ha impedito di cadere, di sprofondare nell'abisso. Nella canzone dico: la vetta è solo l'altra faccia dell'abisso. Non vuol dire che se tu hai successo nella vita, se ti realizzi, sei fuori pericolo. Anzi, il successo può essere un grande tranello, un grande inganno, e bisogna sempre rimanere lucidi e sapere che comunque tutto quello che accade di bello è un grande privilegio. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce camminerai al mio fianco senza far rumore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano.